Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati ancora la casa della pallamano, ancora su Rete 8, torniamo nei nostri studi abituali dopo aver la settimana scorsa viaggiato all'interno delle puntate di Campus Italia la serie, lo faremo ancora naturalmente in questa stagione, ma qui torniamo a raccontarvi le vicende proprio del Campus Italia, della squadra federale impegnata nel campionato di Serie A Gold e impegnata soprattutto in modo particolare sul campo del centro tecnico federale, la casa della pallamano situata a Chieti. Campus Italia che non scenderà in campo nel prossimo fine settimana, turno di riposo forzato in qualche modo per la squadra federale che avrebbe dovuto affrontare il Bolzano. La convocazione però proprio tra le fila degli altoatesini del cileno Francisco Ahumada ai campionati mondiali fa sì che questa partita, originariamente in programma per sabato, verrà recuperata il prossimo 15 febbraio. Nel frattempo Campus, che però è tornato in campo in Serie A Gold nel fine settimana scorso, primo turno del 2023, sconfitta sul campo del Cassano Magnago, era in campo e potrà dirci sicuramente qualcosina in più in questa puntata il nostro ospite di oggi, che saluto qui al mio fianco, il pivot del Campus Italia, Ivano Rossi. Ciao Ivano. Ciao a tutti. In collegamento, a proposito di ospiti, è sempre un grande piacere naturalmente averlo qui con noi, da Teramo c'è Pierluigi Di Marcello, voce tecnica su Sky Sport della pallamano italiana. Ciao Gigi. Ciao Matteo, ben risentito a tutti. Ciao Ivano. Ciao Ivano, stiamo per vedere insieme il servizio, però intanto si viene da questa partita contro il Cassano Magnago. È stata una bella partita, comunque partita una partita con bei ritmi, siete usciti sconfitti, Cassano sempre avanti e Cassano che forse si è anche un po' voluta vendicare perché all'andata gli avevate rubato tra virgolette il primo punticino, è stato il primo punto in Serie A Gold del Campus. Com'è andata? Sì, è stato il nostro primo punto, diciamo un'emozione per tutti quanti, è stata una partita che forse non mi scorderò mai. E il ritorno, come hai detto tu, si sono forse un po' vendicati, forse sono andati un po' più come i piedi di piombo, però abbiamo fatto una partita molto buona, forse abbiamo sbagliato dei tiri, però un'ottima partita. Vediamo insieme il servizio in cui facciamo il punto sulla situazione proprio in casa Campus Italia. Niente campionato per il Campus Italia. La squadra federale osserverà un turno di riposo in Serie A Gold rinviata al prossimo 15 febbraio. Infatti la sfida contro Bolzano, originariamente prevista per sabato prossimo nella casa della pallamano e che verrà posticipata a causa della partecipazione ai campionati mondiali dell'ala cilena Francisco Ahumada nelle fila dei bolzanini. I ragazzi del Campus si sono ugualmente rimboccati le maniche e dopo la sfida persa sabato scorso a Cassano Magnago hanno affrontato mercoledì in amichevole il Cingoli, capolista del girone B di Serie A2. I risultati restano un capitolo secondario, mentre per il tecnico Pasquale Maione le note liete arrivano dall'infermeria. Nell'ultimo fine settimana di Serie A Gold, infatti, è tornato in campo dopo l'operazione al ginocchio e un lungo periodo di riabilitazione il terzino Alessandro Battaglia. Per lui rientro in campo proprio contro il Cassano Magnago, il club lombardo che lo ha cresciuto prima dell'approdo nella cantera del Campus. Proprio gli Amaranto, dalla loro, vendicano quello che all'andata era stato il primo punto stagionale della squadra federale in massima serie e vincono 27-23 e come all'andata, gara godibile al tacca, seppure trascorsa praticamente sempre avanti dai locali, più 4 al termine del primo tempo, poi a lungo sul 24-18 nella ripresa con protagonista il centrale della nazionale seniores, il bolognese Giacomo Sabini. A fine gara giudizio affidato al tecnico Pasquale Maione. Sì, è venuta fuori un po' più di esperienza da parte loro, il fatto di tenere ritmo alto è un nostro principio di gioco da inizio anno e cerchiamo sempre di riproporlo. Magari oggi siamo stati anche più bravi nel farlo perché abbiamo dato spazio a tutti, ho fatto giocare tutti più rotazioni. Noi puntiamo a far crescere tutti i ragazzi e quindi diciamo che il primo tempo bene in attacco, un po' male in difesa, il secondo tempo viceversa, però tutto sommato abbiamo perso di 4 su un campo storico della pallamano italiana. Non dico che sono contento, ma non sono manco arrabbiato, forse un po' più nel secondo tempo potevamo fare meglio però. Sicuramente una nota positiva le prestazioni dei tre portieri, le hanno tenute tre, ma tutte e tre molto bravi, e poi adesso in vista del prossimo incontro in casa, ma contro Bolzano, quindi sempre una sfida vincente. Sì, contro Bolzano penso che salteremo la partita perché loro hanno Ahumada che sta facendo i mondiali. Per quanto riguarda i portieri siamo tutti contenti, molto contenti, perché siamo sempre indecisi. La verità è che prima della partita ci confrontiamo con lo staff e siamo sempre indecisi. Forse Scarcelli è un passo più avanti rispetto agli altri, dimostra sempre un po' più di maturità, ma sia Lubinati sia Albanesi quando avevano chiamato in causa e lo hanno dimostrato stasera, parano alla grande.
per il Campus Italia intanto un weekend da spettatori rispetto a ciò che accadrà in Serie Gold, dunque, dove intanto però si gioca per la 17ª giornata, testa già rivolta alla trasferta del prossimo 28 gennaio sul campo della capolista Bressanone. Vediamo in grafica la classifica della Serie Gold ereditata dopo il match giocato proprio dal Campus ma anche dalle altre squadre naturalmente per il 16° turno. Campus Italia a quota 5 punti, ricordiamo che il Campus però gioca di fatto fuori classifica in questo campionato ed è già sicuro nel corso della prossima stagione di giocare la Serie Gold, la Serie Silver naturalmente, che sarà la seconda categoria in ordine di importanza, nuova introduzione peraltro nel format dei campionati da parte della FIGH. Guardando questa classifica, Ivano, che cosa dici? Campus in linea con quello che anche tu, dal tuo punto di vista personale, ti aspettavi, peraltro ricordando che per molti di voi, te compreso, era la prima esperienza in Serie Gold. Secondo me meritata comunque le posizioni nel fondo classifica, però forse anche sopra Carpi. Si poteva fare qualcosa di meglio, sicuramente qualche errore banale che ci avrebbe potuto far guadagnare qualche punto. Anche perché c'è stato qualche pareggio come quello a Imola, sì, contro il Romagna, certo, in cui ci si può mordere forse un po' le mani, no? Sì, sicuro. Io non ero presente, però ho visto la partita e diciamo che è stata un po' brutta da vedere. Pierluigi Di Marcello, ti chiedo anche a te una valutazione su questo percorso stagionale del Campus che adesso arriva, è arrivato già alla 16ª partita disputata e che insomma ci permette anche, no, di tirare una prima linea e iniziare a tracciare un primo bilancio. Io penso che sia stata una scommessa vinta, questo è un mio personale parere, mi sono più volte confrontato su questa linea anche con lo stesso Pasquale Maione e credo che all'inizio era comunque un salto nel vuoto, non si poteva immaginare come avrebbero reagito e se avessero reagito in che modo i ragazzi a contatto e cimentandosi con il massimo campionato italiano. Poteva essere una disfatta, poteva anche essere una lenta agonia e un aspettare l'ultima partita, perché certo ci saremmo raccontati squadra fuori categoria, comunque l'esperienza, però magari poteva anche essere una brutta esperienza, non per forza sarebbe stata o poteva essere positiva. Invece a mio avviso i ragazzi sono stati bravissimi, tengono botta ogni partita, chiaramente pagano lo scotto sia di esperienza che sulla fisicità, ma sanno trovare le chiavi di lettura, si stanno allenando anche nel trovare le chiavi di lettura, che sono comunque la velocità, hanno delle eccellenze e hanno dimostrato di mettere in difficoltà squadre molto più quotate, strutturate, fatte da giocatori professionisti e quindi io sono molto contento e credo che questo sia un progetto che al momento sta raggiungendo e ha centrato gli obiettivi. Ivano, che cosa pensavi ad agosto? O a luglio magari, quando è arrivata la notizia che avreste giocato la Serie Gold ad agosto, perché eravamo insieme in Montenegro ai campionati, sì, europei, e che cosa pensi adesso dopo 16 partite in cui, lo dicevamo, no, avete fatto dei punti, avete anche forse qualche buttato, piccola arrabbiatura, no, per qualche punto lasciato per strada, quindi anche dal tuo punto di vista personale come è cambiata la tua considerazione di giocatore di pallamano prima, quando non avevi mai affrontato queste squadre e questi giocatori, e adesso? A primo impatto ho avuto un po' di paura, ero contentissimo ovviamente di giocare la categoria più alta in Italia, però forse ho avuto un po' di paura più che altro per l'esperienza degli altri giocatori, di andare comunque a scontrarci contro giocatori che sicuramente fisicamente erano messi sicuramente molto meglio di noi, però forse durante l'anno, anche arrivati a metà campionato, ormai quasi entrati nella seconda fase, quasi finito, credo che siamo totalmente tutti quanti all'altezza di poter giocare una categoria come questa. Vediamo perché tra le novità dell'ultima partita giocata dal Campus Italia al Cassano Magnago c'è stato un rientro, lo dicevamo anche nel servizio, si tratta di Alessandro Battaglia, non è stato l'unico rientro, si è rivisto in campo anche molto bene, peraltro lo diceva anche Pasquale Maione, Albanesi tra i pali, però Alessandro Battaglia era l'assenza di più lungo corso del Campus, aveva subito un'operazione al ginocchio dopo l'infortunio della passata stagione e finalmente è rientrato, lo ha fatto peraltro su un campo che è un po' il suo campo perché è un ragazzo che è cresciuto proprio nelle fila del Cassano Magnago, del club lombardo, una delle piazze storiche della pallamano italiana nella provincia di Varese, allora siamo andati ad ascoltarlo per chiedergli appunto le impressioni, le sensazioni dopo il ritorno sul 40x20. Ascoltiamo.
Beh, la prima cosa che devo chiederti necessariamente dopo 7 mesi in cui hai guardato gli altri giocare, che cosa significa per te, significato rientrare, che emozioni hai provato, e poi tra l'altro il caso ha voluto, o forse non il caso, questo me lo direi tu, che sei rientrato proprio nella tua città, nel tuo campo. È stata sicuramente, beh, guardare i miei compagni è stata una sofferenza, però adesso rientrare è una grande emozione, bisogna rimanere concentrati e lavorare sodo perché rientrare dopo tutti questi mesi non è semplicissimo, devo ancora riprendere bene tutti i timing eccetera, e no, il caso mi ha fatto tornare contro Cassano e è stata una partita così, ho giocato poco giustamente e adesso spero solo di dare una mano ai miei compagni e di giocare il più possibile. Facendo un salto proprio alla partita e una panoramica sulla partita, Cassano era forse, magari tu li conosci più da vicino e li senti più spesso, un po' arrabbiato dopo il pareggio perché era stato proprio il primo punto del Campus Italia in Serie A Gold, proprio contro una squadra peraltro attrezzata, una squadra che giocherà la Coppa Italia, quindi ha voluto mettere le cose in chiaro, ecco, nella partita in casa loro. Bah, questo non lo so, però sicuramente volevano vincere come tutti, hanno giocato secondo me una buona partita, noi abbiamo fatto qualche errore di troppo e purtroppo è andata così, ma siamo contenti, adesso l'importante è fare bella figura contro Brixen, che è una delle squadre più forti e più in forma del campionato. Dal tuo punto di vista, da qui alla fine della stagione, quali sono i tuoi obiettivi personali, visto il rientro comunque da un lungo periodo di stop? I miei obiettivi sono sicuramente quello di ricominciare al massimo, di impegnarmi come sempre e riprendere tutti i timing, riprendermi anche fisicamente e migliorare al massimo. E queste le sensazioni, le emozioni di Alessandro Battaglia, che Ivano c'era mancato tanto in mezzo al campo. Sì, diciamo che lui nel mio periodo, che magari forse non sono stato bene, è sempre stato vicino a me, mi ha sempre dato una mano e mi ha fatto riuscire comunque a rimanere vicino a lui, nonostante lui abbia avuto questo piccolo incidente di percorso. E mi ha fatto piacere rivederlo in campo e il sorriso che aveva in faccia forse è la cosa più bella. E poi tra l'altro, ecco, no, questo è un po' il bello e la forza di un progetto come il Campus Italia. Voi vivete tutti assieme, quindi lui ha vissuto tutto il periodo dell'infortunio e soprattutto del recupero poi, no? Perché certo, dopo l'operazione tutta la riabilitazione è stata seguita sempre qui a Chieti, anche perché andate a scuola qui in Abruzzo, quindi dovete necessariamente stare qui. E quindi come fratelli potete aiutarvi a vicenda, ecco. Certo, sì, vivendole insieme, diciamo, magari la sera capitava, no, guarda, io non ce la faccio, voglio mollare, e invece tu stavi là e giustamente gli davi una mano, e così pure da parte sua. Gigi, inevitabilmente è una crescita per questi ragazzi come giocatori, come atleti, come sportivi, e anche da adolescenti a ometti. Io non conosco crescita che non passi per sacrificio, che non passi per timori, che non passi per scelte importanti, che non passi per anche timori reverenziali, quelli che, di cui parlava prima Ivano, nei confronti di giocatori più quotati e quindi anche di situazioni più grandi di te. Ma sono tutte queste situazioni più grandi di te che riescono a farti creare quell'esperienza necessaria per poterti librare nell'aria e per poter camminare con le tue gambe. Quindi è una stata obbligata. Certo, loro tutte queste, diciamo, difficoltà di crescita le hanno concentrate in un periodo, quindi sono in una full immersion, perché è vero, è tutto bellissimo, più volte abbiamo detto che loro chiaramente per molti aspetti sono dei privilegiati, cioè chi magari ai miei tempi ci fosse stata la possibilità di vivere questa realtà, immersi 24 ore al giorno, studiare e vivere di pallamano insieme a un gruppo di amici, sarebbe stato ragazzi scelti, sarebbe stata una cosa bellissima. Chiaramente c'è il risvolto della medaglia: lontani da casa, prima esperienza, non si è magari pronti come risposta maturità, c'è tanto entusiasmo, ma poi magari si può creare anche una difficoltà strutturale nei ragazzi. Eppure, credo che sia una situazione ottimale, anche se, come abbiamo raccontato, non è tutt'oro quello che luccica. Ivano, un anno e mezzo a Chieti, un anno e mezzo al campus, vuol dire, in un progetto che dura 2 anni, in un progetto biennale, che ne mancano 6 e poi bisogna pensare a un altro capitolo della propria vita, sia sportivamente sia umanamente. Quali sono le tue sensazioni da questo punto di vista?
adesso, in questo momento? Forse un po' di paura. Paura che forse non si può fare entrambe le cose, sia la situazione umana che la situazione sportiva, quindi bisognerebbe mettere da parte una delle due. Ovviamente si prova a fare tutte e due insieme, poi si vede, magari va in un modo, magari va in un altro. E sicuramente da questo punto di vista anche la federazione cercherà di affiancare questi ragazzi nel percorso per l'appunto collegato al futuro all'interno del ecosistema, ecco, chiamiamolo così, della pallamano. Vediamo in grafica intanto il prossimo turno di Serie A Gold e quello che ci aspetta. Dicevamo che Campus Italia non scenderà in campo, lo faranno invece tutte le altre squadre, quindi lo faranno anche gli atleti abruzzesi impegnati nelle varie formazioni, soprattutto di vertice della Serie A Gold. Albatro Siracusa che affronta il Pressano, abbiamo detto di sfida tra abruzzesi. Pierluigi Di Marcello, il Conversano di Pasqualino Di Giandomenico affronta il Bressanone di Riccardo Di Giulio e Stefano Arcieri, e poi via via naturalmente tutte le altre partite, però quella un po' perché è la sfida al vertice della Serie A Gold, un po' perché anche da abruzzesi poi ci interessa particolarmente, è la partita di cartello, senza dubbio. Sicuramente è una partita molto importante, ci fa piacere che ci sia tanta teramanità all'interno di queste due squadre. Io avevo parlato di Abruzzo, tu poi giustamente hai rimarcato. Sono andato un po' più nello specifico. Hai fatto bene. Veramente, comunque, esatto, non siamo compresi nella regione Abruzzo, ovviamente, quindi assolutamente. Ma comunque è una partita cruciale, perché come più volte abbiamo raccontato anche io e te nei podcast, io personalmente sono molto curioso di vedere se questo Bressanone, che al momento rimane e ha dimostrato che la squadra da battere, la squadra più in forma, la squadra assolutamente imbattuta, che gode di ottima salute, ma abbiamo rimarcato che la seconda parte di campionato per il Bressanone sarà sicuramente molto più in salita, perché gli scontri diretti li avrà quasi tutti fuori dalle mura amiche, e sappiamo che un conto è giocare Bressanone con Versano a Bressanone e un altro conto è giocarsela a Conversano. Sono sicuramente campi molto caldi e quindi è un importante banco di prova per capire quanto le altre squadre sono in forma per poter impensierire questo Bressanone che sta andando a vele spiegate e a testa alta, e al contempo quanto il Bressanone sia maturo per poter pensare realmente, come abbiamo tutti negli occhi, che è la squadra candidata alla vittoria finale di questo campionato. Le affrontate entrambe, Ivano, qual è il tuo parere? Con Bressano, Bressanone, chi arriva in fondo, chi arriva più in alto di tutti? Bressanone sta andando molto bene, devo dire la verità, visto le partite ci abbiamo giocato contro, ma anche con Bressano, forse proprio il fatto comunque che il palazzetto è molto caldo, il palazzetto di Conversano potrebbe mettere in difficoltà Bressanone più che fisicamente, mentalmente, cioè si sente l'atmosfera. Quindi sarà un bello scontro da vedere. Davvero una bella partita, ricordo che potete seguire tutte le gare dei massimi campionati italiani di pallamano, sia maschili che femminili, su Eleven Sports. E a proposito di pallamano femminile, a proposito di Teramo, visto che Pierluigi Di Marcello ha citato appunto la teramanità, e allora ci riferiamo alla formazione femminile in questo caso, che gioca nel campionato di Serie A1, continua il momento di difficoltà di Teramo, ma è anche un momento di grandi cambiamenti con le dimissioni del tecnico Serafino Labrecciosa. Era seduta in panchina Nicole Pastor, provvisoriamente, come vedremo poi dopo il servizio, sulla panchina della formazione teramana nella gara persa sul campo della Cassa Rurale Pontinia. Al termine della partita ha parlato l'ex di turno Selene Franceschini. Selene Franceschini, una partita complicata, fin dall'inizio si sapeva. Che partita è stata secondo il tuo punto di vista? Ah, guarda, abbiamo preparato la partita sapendo che sarebbe stata una partita difficile, probabilmente non alla nostra portata, però ci è servita per allenare per la settimana prossima, che abbiamo una partita importante per la questione salvezza. Quindi siamo venute qua con tutta la tranquillità del mondo a giocare la partita che sapevamo che sarebbe stata difficile. Campionato complicato, che obiettivi avete a breve termine? A breve termine di fare bene le partite alla nostra portata, e l'obiettivo è di salvarci e di non arrivare ultime, di andare ai play-out, per lì combatterla. Tu sei un ex, che emozione è stata tornare a Pontinio? È sempre un'emozione tornare qua, comunque è un palazzetto in cui sono cresciuta, ho giocato a pallamano qua tanti anni, quindi è sempre una grande emozione, c'è sempre qualcosa di diverso qua.
E accennavamo proprio prima di ascoltare le parole di Serena Franceschini al cambio di panchina, cambio di guida tecnica che ha riguardato Teramo dopo le dimissioni di un nome storico della pallamano teramana come Serafino Labrecciosa, tecnico scudettato con la maglia, anzi alla guida naturalmente proprio di Teramo. Con la maglia di Teramo invece c'era la sua sostituta, lo possiamo vedere nelle immagini, Daniela Palarie, dunque, che lascerà la pallamano giocata. Eccola qua in foto, lascerà la pallamano giocata per dedicarsi alla guida tecnica della formazione abruzzese con l'intento di cercare di evitare la ultima posizione della classifica, di piazzarsi quantomeno penultima. In questo sarà assolutamente fondamentale provare a battere sabato la Libest Espresso Mestrina, formazione veneta, formazione padovana, per cercare appunto di muovere la graduatoria. Teramo che potrà schierare anche Melina Fabisch, giocatrice tedesca di cui state vedendo la foto, annuncio proprio delle ultime ore della società del presidente Roberto Canzio. A Pierluigi Di Marcello chiedo un parere su questo avvicendamento in panchina, su questa sorta di scossone derivante dalle dimissioni di Serafino Labrecciosa e poi dal nome di Daniela Palarie, che in questo momento storico è probabilmente il nome che conosce meglio di tutte l'ambiente della società teramana. Io chiaramente spero che per Teramo e per la società che sia la scelta giusta e che questo porti l'obiettivo sperato, che è quello della salvezza. Chiaramente la situazione è complicata, non è rosea, però immagino che mettere nella posizione di allenatore Palarie è un chiaro segnale di avvicendare lo storico Serafino Labrecciosa con una giocatrice che conosce a menadito quella che è la situazione del Teramo, quelle che sono le ragazze che scendono in campo ogni domenica, ogni sabato, quello che è il Teramo, in quanto lei è stata la trascinatrice delle vittorie teramane e per il Teramo per tantissime partite. Quindi immagino che sia stata una conduttrice, comunque ha condotto tante partite, ha portato tante vittorie al Teramo dal campo, e adesso perché no si cimenterà e cercherà di farlo seduta in panchina. Vediamo in grafica anche il prossimo turno rapidamente. Come dicevamo, Teramo affronterà la Libest Espresso Mestrino, partita da dentro fuori o quasi, perché sono le due squadre che in questo momento giacciono sul fondo della graduatoria. Di ben altro tenore è invece quello che accadrà in uno degli eventi più attesi della pallamano italiana, ovvero le finals di Coppa Italia. Si giocherà all'RDS Stadium di Rimini dal 2 al 5 febbraio. Vediamo in grafica i tabelloni della manifestazione. Questo è il tabellone maschile, Conversano Sassari e Fasano Bolzano da un lato, dall'altro la capolista Bressanone che affronta il Cassano Magnago, e poi le due squadre del Trentino Alto Adige, Merano e Pressano, in una sorta di derby. Vediamo anche rapidamente il tabellone femminile: Salerno Ferrara nel lato sinistro, Erice Casalgrande. Erice, formazione proveniente dalla Sicilia, che intanto sta eseguendo un mercato davvero faraonico. Pontinia Padova e Brixen Cassano Magnago nell'altra parte del tabellone, squadre che difendono il titolo, Conversano al maschile, Bressanone al femminile. A Ivano, che vive da vicino naturalmente la realtà maschile giocando la Serie Gold, chiedo un parere anche qua, perché sono veramente belle partite quelle che vedremo a Rimini. Sì, forse le partite più belle tra le prime saranno, secondo me, Merano-Pressano sarà una delle partite più belle, anche Sassari. E non vorrei sbilanciarmi troppo, però Conversano ha forse la possibilità di rifare come l'anno scorso, di rivincere. Gigi, grande equilibrio. Sì, assolutamente grandissimo equilibrio, non mi sbilancio nei pronostici, però sicuramente sarà un campionato vincente che nella seconda parte del campionato continuerà a regalarci delle sorprese, perché sono squadre tutte agguerrite e tutte in grado di poter dire la loro. Assolutamente sì. Vediamo anche la grafica che riguarda la vendita dei biglietti, attiva la prevendita sul circuito Viva Ticket, e dunque anche per quanti magari dall'Abruzzo, appassionati da Teramo, da Pescara, da Città Sant'Angelo e dalle città coinvolte naturalmente nel circuito della pallamano abruzzese, vorranno raggiungere Rimini, i biglietti sono in vendita su Viva Ticket. Per quanti non potranno arrivare invece nella città romagnola, diretta di tutte le partite su Eleven Sports, con le gare finali poi che saranno invece trasmesse su Sky Sport Arena nella mattinata del 5 febbraio, 11:30 per la finale femminile, 13:30 per la finale maschile. Adesso andiamo in pausa, spot, e poi torniamo perché parliamo sia di mondiali che di pallamano abruzzese.
spettacolo assoluto in Svezia e Polonia per i campionati mondiali del 2023, 28esima edizione che si concluderà il prossimo 29 gennaio con la finale alla Tele 2 Arena di Stoccolma. Nel frattempo però adesso si stanno giocando le gare della seconda fase, qui stiamo vedendo alcune immagini su Eleven Sports. Seguiremo già a partire da questa sera altri tre incontri da qui fino al prossimo 23 gennaio gratuitamente: Islanda-Svezia alle 20:30 di questa sera, poi nella serata di domenica Spagna-Francia alle 21, davvero una super partita per appassionati, ecco qui la grafica, per chiudere poi con Danimarca-Egitto alle 20:30, quarti di finale il 25 gennaio, il 27 le semifinali, il 29 gennaio c'è la finale che va in diretta televisiva anche su Sky Sport Arena. Qua non ti sente nessuno, ti puoi sbilanciare con i pronostici. Posso dirlo? Puoi dirlo. La Danimarca. Che ha vinto gli ultimi due mondiali. Esatto. Quindi sì, sei andato abbastanza facile. È andato un po' sul sicuro. Tu Gigi, io ricordo che la finale si gioca in Svezia, quindi penso che ci abbiano fatto un pensierino. Esatto. Allora, io penso che comunque le tre scandinave io l'ho trovata in ottima forma, perché comunque anche la Norvegia, squadra solidissima, Norvegia, Danimarca e Svezia, comunque... diranno la loro. Francia e Spagna sono secondo me le abitue di queste competizioni e quindi ovviamente non sono da meno, anzi tutt'altro, ma sto vedendo bene anche la Germania, vediamo se la Germania ci potrà regalare qualche sorpresa, perché solitamente sono tanti anni che la Germania, nonostante esprima il miglior campionato di pallamano del pianeta, poi di fatto si è sempre persa nelle competizioni internazionali, o quantomeno è sempre stata un po' la Cenerentola tra le squadre più forti del mondo. Assolutamente sì, vedremo naturalmente come andrà a finire. Ricordo ancora la finale in diretta su Sky Sport Arena il prossimo 29 gennaio, domenica alle 20:30. Cambiamo completamente ambito, continuiamo ovviamente a parlare di pallamano, ma in una dimensione più locale, e allora ci riferiamo alla Serie A2 con Teramo che, dopo aver vinto il derby contro Pescara due settimane fa, ha perso di misura invece un altro scontro salvezza contro la formazione toscana della Tavarnelle. Siamo andati proprio in casa della Lions, abbiamo ascoltato le parole di Settimio Massotti. Noi purtroppo quest'anno è una instabilità mentale che ci caratterizza per tutto il campionato. Abbiamo lavorato bene durante la pausa natalizia, però siamo rientrati ben determinati contro Pescara, una partita era determinante, i ragazzi l'hanno sentita e hanno giocato molto bene, in modo ordinato, attenti in difesa, e questo ci ha portato a condurre la partita quasi per tutta la gara, siamo stati quasi sempre avanti e abbiamo vinto anche abbastanza facilmente. Poi purtroppo, come ci accade spesso quest'anno, a livello mentale non riusciamo a mantenere la concentrazione, non siamo costanti, e col Tavernelle non siamo entrati con lo spirito giusto, e di conseguenza abbiamo portato la partita, abbiamo condotto sempre la partita appunto a punto, e alla fine qualche errore di troppo, soprattutto al tiro, dove con il portiere sono risultati determinanti, purtroppo ci è costata la gara. Questo adesso ci mantiene sempre a ridosso delle zone calde, e dobbiamo soprattutto lavorare mentalmente, non possiamo essere così costanti. Vediamo la classifica della Serie A2 maschile, in modo particolare del girone del Centro Italia, girone B comandato dal Cingoli. Le due formazioni abruzzese continuano a lottare per la salvezza, sia Lions Teramo che Presiter Pescara. Situazione molto complicata per Pescara, ad una sorta di ultima spiaggia. Vediamo anche il prossimo turno nella sfida che si giocherà nel prossimo fine settimana in casa alla Pala Giovanni Paolo II contro Prato. Per Teramo invece trasferta proibitiva sul campo della Tecnocem San Lazzaro. Intanto a Ivano Rossi chiedo, visto che mercoledì scorso avete giocato un amichevole contro Cingoli, la squadra che guida la classifica, se per quello che hai visto Cingoli merita di stare così in alto in classifica. Sì, per me merita, se è tutto guadagnato il posto, anche forse grazie all'arrivo di Sergio Palazzi, che ha portato freschezza comunque ai ragazzi della squadra, si è visto neanche nell'amichevole che abbiamo fatto, quindi per me merita tutto quanto il primo posto.
Volevo chiedere a Pierluigi Di Marcello un parere sulla squadra nella quale Gigi ha militato fino alla passata stagione, una squadra che viene da una sorta di rivoluzione, se vogliamo, d'organico, perché sono rimasti davvero in pochi atleti della passata stagione, è cambiata la guida tecnica, c'è Settimio Massotti, e è importante, sarebbe importante però per Teramo, anche per Pescara in realtà da un punto di vista territoriale, mantenere la categoria. Teramo è un passettino più avanti in questo momento. Sì, chiaro che alla luce anche di questi cambiamenti, di questi scossoni, di questo ringiovanimento, rinverdimento del progetto Teramo, ovviamente ci sono manifestate delle difficoltà. Il Teramo che comunque gioca bene a sprazzi è un Teramo che soprattutto sta soffrendo, secondo me, gli ultimi minuti di gioco. Proprio, e lì probabilmente si vede anche l'inesperienza, forse la non abitudine a gestire, ad essere concentrati, ad avere quella grinta, quella cattiveria agonistica che ti porta a dare lo scossone, lo sprint finale, l'ultimo chilometro a salire sui pedali per poter raggiungere l'obiettivo della vittoria. E quindi questo un po' è un peccato per una squadra che, nonostante giovane, nonostante difficoltà, comunque molte partite le ha giocate lì e stava sempre lì, le ha rimesse in piedi anche passando per svantaggi importanti, quindi ha manifestato delle qualità, perché una squadra che è in grado di recuperare 4, 5, 6 gol in diverse partite arriva lì, magari mette il naso avanti e poi alla fine cede il passo all'avversario, e quindi questo è una cosa che deve far riflettere. Sicuramente il mister Massotti ci starà lavorando. Sprint conclusivo, rapidamente vediamo la classifica del girone Abruzzo Marche di Serie B, la scorriamo insieme. Cingoli a 14 punti, seguono Camerano e soprattutto Chieti che lotta per la promozione, poi via via Cussancona, Città Sant'Angelo, Pescara, Chiaravalle e Falconara a meno 2. Vediamo anche il prossimo turno di Serie B, che tornerà in campo però il prossimo 22 gennaio, con Pescara, Falconara, Cussancona, Camerano, Cingoli, Città Sant'Angelo e soprattutto la sfida tra Chiaravalle e Chieti, sempre con riferimento alle parti alte della graduatoria. Eventi in Abruzzo, ce ne saranno tanti, tornerà in campo il Campus Italia, come dicevamo, il 28 il prossimo 28 gennaio lo farà a Bressanone, l'11 febbraio invece tornerà nella casa della Pallamano di Chieti per affrontare la Raimond Sassari. Saranno due partite ravvicinate, perché poi già mercoledì il Campus affronterà il Bolzano, ma soprattutto giovedì 9 marzo e sabato 8 aprile due sfide delle nazionali azzurre, Italia-Lettonia di qualificazione a Euro 2024 per gli uomini e al femminile, orario ancora da definire, nella casa della Pallamano di Chieti ad aprile. L'Italia affronterà la formazione della Slovenia per i playoff di qualificazione ai campionati mondiali. Noi siamo in chiusura, io ringrazio Pierluigi Di Marcello per essere stato con noi. Grazie Matteo, è sempre un piacere. Grazie Ivano Rossi. Grazie a te. E grazie a voi per averci seguito sempre qui su Rete 8. La casa della Pallamano torna la prossima settimana. Buona Pallamano a tutti.